La pandemia da SARS-CoV-2 ha determinato il blocco delle prestazioni ambulatoriali e la sospensione temporanea delle attività programmate, che hanno creato non pochi problemi agli utenti, soprattutto a quelli con patologie gravi che necessitano di controlli periodici e curi urgenti e determinano un incremento delle liste di attesa. Una situazione oramai fuori controllo segnalata da più parti che necessita di un intervento urgente. A tal proposito si segnala l'intervento del consigliere regionale del PD Gianfranco Ganao in riferimento all'ultima delibera di ATS che doveva distribuire al sistema sanità convenzionata 10 milioni di euro, di cui 4 agli ospedali privati e 6 ai professionisti convenzionati per dare risposta alle liste d'attesa generate dalla paralisi del sistema pubblico. Oramai si iniziano a vedere gli effetti sulle patologie ordinarie causati dal giochino di trasformare i reparti ordinari per destinarli al Covid, che fa ATS, scegliendo di distribuire le prestazioni aggiuntive della sanità convenzionata nel territorio in un modo vergognoso e inaccettabile, scrive Ganao in una nota. La distribuzione delle risorse, infatti, è stata fatta con criteri che non sono né il fabbisogno di prestazioni mancanti dal sistema pubblico in quel territorio, né la popolazione residente, al fine di garantire un numero di prestazioni proporzionale ai cittadini, ma con un criterio legato ai cosiddetti erogatori del territorio, aumentando le differenze territoriali già esistenti che avevamo denunciato e sulle quali Solinas aveva detto che avrebbe posto rimedio. Per questo, conclude Ganao, chiedo che il commissario Temussi blocchi la delibera di sabato scorso per rivederla totalmente sulla base della popolazione o di eventuali dati oggettivi su liste d'attesa territoriali che vanno rese pubbliche come avveniva sino al 2018 o prestazioni mancate in rapporto alla popolazione.